Il teatro si nutre dei suoi fantasmi del palcoscenico e i suoi fantasmi si nutrono del teatro. Vuoi, no, volevo fare una cosa delle dimissioni. Sei anche tu qua? Io sono. Hai fatto il corso? Sì. Ti sei trovata bene? Oh, da Dio, guarda, una meraviglia, guarda, davvero. Meraviglioso, troppo bello. Qual è la frase? Gli uomini usino pure tutti gli angoli della terra. In una prigione come questa io ho abbastanza mondo. Fuori, guarda qua. Ascolta, guardiamo cos'è che è cambiato dall'Appennino al giorno d'oggi, perché sì. Noto giù il TAM, ti stai muovendo sotto Città Metropoli, Bussole, poi anche i dimenticati e il discorso sul cinema con i ragazzi. Adesso noi cominciamo a Fava Grossa, tutto quanto, il movimento è cambiato, c'è una situazione diversa, continua ad evolversi, eccetera, eccetera. Secondo me le esigenze fondamentali sono due, cioè la questione è che bisogna dare continuità alle cose, che è necessario spendersi e muoversi a riguardo, perché altrimenti non si fa più niente. Il momento dell'inizio è sempre facile, iniziare a proporre idee è sempre una stupidata, però anche le piccole cose che possono essere, per esempio, non lo so, continuare a insistere sulle persone, darci dietro, muoverle e cercare di smuoverle anche dall'interno, allora lì forse hai qualche possibilità in più per agire al riguardo. Me l'hanno detto anche tanti ragazzi. Il problema grosso è che si è continuato a iniziare qualche discorso, lasciandolo poi perdere con la forza magari di 2 o 3 mesi di impegno, ma c'è bisogno di continuità e la continuità è una questione forte. Il secondo punto fondamentale, oltre a continuare, ed è strettamente collegato al fatto di coinvolgere, cioè andare a prendere della gente che non solo sia qua, partendo dalla gente che è qua, ma cercando di allargare anche un po' il tiro, perché altrimenti si rischia, a un certo punto di vista, di fare le cose tra noi e basta. Fare le cose tra noi significa non chiamare il pubblico e non avere comunque la possibilità di scrivere nelle persone quello che stiamo pensando, quello che stiamo dicendo e farglielo vivere. Cioè, che sia con questa operazione del TAM, che sia con l'operazione dei vari gruppi giovanili che ci sono qua. Vediamo. Dovete essere bianchi qua, era...
cerco il mio amico Sergio Bini, l'attore dilettante più anziano del gruppo. Ma mi vede, eh? Oh. Sì? Sì. Pause, non suoniamo. Scusa di fare il giro, ma se posso ancora. Perché ieri, per esempio, non è bene. Ecco, quindi voi dovete aver preparato. Ok. Qualcosa. Ah, ti dico del tanto, è stato molto bello. Molto. Se ci incarichi stasera viene bene. Buona, buona. Stop? No. Anche dopo la serata di teatro avevo il sonno difficile e penso che ce l'avrò ancora per un po'.